The sermon, beginning and ending of the Gentile dispensation, was delivered by Brother William Marion Branham on Sunday evening, January 9, 1955, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone inizio e fine della dispensazione gentile è stato predicato dal fratello William Marion Branham la sera di domenica 9 gennaio 1955 al Tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Good evening, friends. I'm very grateful to be here tonight again. Just lecture a while ago. I think right around 4 o'clock. Buonasera, amici. Sono davvero grato di essere di nuovo qui stasera. Sono appena andato via da qui poco fa. Penso di essere uscito intorno alle 4. And then I had we went out to see some more friends and got back 5 minutes after 7. Just had to come back down, so I'm kind of having to hunt a text yet, Brother Neville. E poi dovevo, siamo andati a trovare alcuni altri amici e sono ritornato 5 minuti dopo le 7, sono solo dovuto ritornare giù, quindi in qualche modo devo ancora cercare un testo, fratello Neville. But now there is a request that just was called in from someone in Chattanooga, Tennessee. A loved one that was in a wreck 3 weeks ago and is lying unconscious still, and requests prayer here from the church. Ma ora c'è una richiesta per cui abbiamo appena ricevuto una chiamata da qualcuno a Chattanooga, Tennessee, una persona cara che ha avuto un incidente 3 settimane fa ed è ancora incosciente e richiede preghiera qui dalla chiesa. And yes, you sure can, brother. Yes, sir. Sì, fratello? Certo che puoi, fratello Neville. Vieni pure. Sì, signore. I just almost forgot I made a promise to make an announcement tonight. We were speaking of Melchizedek, who he was, and we nothing like got through with it, but maybe the next time coming in we can pick up from there. Still in the book of Hebrews. Stavamo parlando di Melchisedec, chi era, e non abbiamo per niente finito con ciò, ma forse la prossima volta che verremo possiamo riprendere da lì, ancora nel libro di Ebrei. But tonight we turn over to the book of Daniel, and you with your Bibles turn to Daniel 12, and we're going to read a little from there. And talk maybe on some of God's word out of the book of Daniel. Ma stasera giriamo nel libro di Daniele e voi con le vostre Bibbie andate in Daniele 12 e leggeremo un po' da lì e parleremo forse su una parte della parola di Dio dal libro di Daniele. Now Daniel was one of the prophet that was carried from Jerusalem down into Babylon in the carrying away of Babylon by King Nebuchadnezzar. Ora Daniele era il profeta che fu portato da Gerusalemme giù a Babilonia nella deportazione di Babilonia dal re Nebuchadnezzar. He was a young fellow when he went out into Babylon. There was many of them that had still holding out the grand old faith. Era un giovane quando scese a Babilonia. Non ce n'erano molti che ancora si tenevano alla vecchia grandiosa fede. I like Daniel because he had purposed that in his heart when he went down into Babylon that he was going to remain a believer. Amen. And he wasn't going to defile himself with the king's meats and Amen. So forth.
Mi piace, Daniele, perché il suo se lo era proposto nel cuore, quando scese a Babilonia, che sarebbe rimasto un credente e non si sarebbe contaminato con le carni del re e così via. Now, the very thing in Daniel was the prophet to the Gentiles. Daniel saw all the Gentile age rise and fall. Ora, la cosa in particolare che Daniele fu il profeta per i gentili. Daniele vide tutta l'epoca gentile sorgere e declinare. He was the first one to be, we call the Gentile prophet. He was a Gentile himself, but he saw the Gentile dispensation from start to finish, in the head of gold and ending up in the feet of iron and clay. Fu il primo essere, lo chiamiamo, il profeta del gentile. Lui stesso non era un gentile, ma vide la dispensazione gentile dall'inizio alla fine nella testa d'oro e finire nei piedi di ferro e argilla. And while down in there purposing in his heart that he wouldn't defile himself with the king's meats and with the king's affair. E mentre era laggiù, proponendosi in cuore che non si sarebbe contaminato con le carni del re e con gli affari del re. And another group of brethren named Shadrach, Meshach, and Abednego was down there with them, which was not prophets, but believers. E un altro gruppo di fratelli di nome Shadrach, Meshach e Abednego era laggiù con loro, che non erano profeti ma credenti. And they also purposed in their heart. And then when those four believers come together, I'd imagine quite oftenly they had prayer meetings together. E anche loro se lo erano proposti nel cuore. E poi, quando quei quattro credenti si riunivano, immagino molto spesso, avevano tenuto riunioni di preghiera insieme. Just like we do, we get together because we have things in common. You know, there's an old slogan that says, birds of a feather flock together. And that's an old proverb, rather. Proprio come facciamo noi, ci riuniamo perché abbiamo cose in comune. Sapete, c'è un vecchio slogan che dice, uccelli dello stesso piumaggio si radunano insieme, ed è anzi un vecchio proverbio. And that's a pretty good thing too. Birds of a feather flock together. Aren't you happy for that? Yeah. Sure, birds of a feather flock together. Ed è anche una cosa abbastanza buona. Uccelli dello stesso piumaggio si radunano insieme. Non ne siete felici? Certo, uccelli dello stesso piumaggio si radunano insieme. Not long ago I was sitting in a meeting where there was a man discussing something and he said, well, he's talking about the souls that went to prison, or was in prison, that Jesus went and preached to after his death. Non molto tempo fa ero seduto in una riunione dove c'era un uomo che stava dibattendo qualcosa e disse, bene, stava parlando delle anime che andarono in prigione, erano in prigione, a cui Gesù andò a predicare dopo la sua morte. And this man that was speaking said, well, what do you think about it? And a colored brother raised up, he said, well, that's just what the Bible said. He went and preached to souls that were in prison. E quest'uomo che stava parlando disse, beh, cosa ne pensate? E un fratello di colore si alzò, disse, beh, è proprio quello che ha detto la Bibbia. Andò a predicare alle anime che erano in prigione. So what do you think it was? That it was souls that didn't repent. And the long suffering of the days of Noah while the ark was being prepared, just like the Bible said. Disse, cosa pensate che fosse? Disse, erano anime che non si pentirono nella pazienza ai giorni di Noè, mentre l'arca veniva preparata proprio come ha detto la Bibbia. He said, no. Said, that's this church
preaching to those Pentecostal people that's in these denominations and everything, bring them out of prison. Lui disse, no, disse, sono questa chiesa che predica quei pentecostali che sono in queste denominazioni e tutto, portandole fuori di prigione. He said, now nah, looky here, brother. He said, Pentecost wasn't even mentioned there. He said that he just said that he went and preached to the souls that were in prison. Lui disse, ora guarda qui, fratello, disse, Pentecoste non fu nemmeno menzionata lì. Egli disse quello, disse solo che andò e predicò alle anime che erano in prigione. So I said, amen, that's right. And the minister looked around at me and said, birds of a feather flock together. Così io dissi, amen, proprio così. E il ministro mi guardò e disse, uccelli dello stesso piumaggio si radunano insieme. I said, that's right, brothers of like precious faith, believing just what the scripture says is the truth. Io dissi, proprio così, fratelli di tale preziosa fede, che credono solo quello che dice, la scrittura è la verità. Daniel had three of those companions that were with him. Daniele aveva tre di quei compagni che erano con lui. You know, it's good when you're away from home to find somebody that's with you. Amen. Somebody that will stand by you. A real good friend. Sapete, è bello quando si è lontani da casa trovare qualcuno che è con voi, qualcuno che vi starà accanto, un buonissimo amico. Oh my, in foreign lands, when you find someone who wants to be your buddy and loves you and stands by you, that's worth so much, especially a stranger. Oh mai, nelle terre straniere, quando si trova qualcuno che vuole esservi amico e vi ama e vi sta accanto, e ciò vale così tanto, specialmente per uno straniero. And these brethren were taken away from their city, and their city was burned, and all their vessels and the holy things of God have been taken down into Babylon and was put in the treasure house of King Nebuchadnezzar, who had carried out a great Gentile king. E questi fratelli furono portati via dalla loro città, e la loro città fu bruciata, e tutti i loro vasi, le cose sante di Dio, erano state portate giù a Babilonia, e furono messe nella casa del tesoro del re Nebuchadnezzar, che le aveva trasportate giù. Un grandissimo re gentile. Now, if God has permitted that, for their city to be burned, their church burned, and taken them down into the city, it was because that they had got away from God. Ora, se Dio lo ha permesso che la loro città fosse bruciata, la loro chiesa bruciata, e loro fossero portati giù nella città, fu perché si erano allontanati da Dio. But he still had a believer that he could put his hands on and say, this is my servant. God has always had a witness somewhere. Amen. He never leaves himself without a witness. Ma egli aveva ancora un credente su cui poteva mettere le mani e dire, questo è il mio servitore. Dio ha sempre avuto un testimone da qualche parte. Non rimane mai senza un testimone. No matter if it's got down sometimes to just one, but he's always had somebody that he could put his hands on and say, this is my servant, and he'll do as I tell him. Now, we like that. Non importa, e a volte si è ridotto solo a uno, ma ha sempre avuto qualcuno su cui poter mettere le mani e dire, questo è il mio servitore e farà come gli dico. Ora, ci piace. Noticing then that when these brethren were down there, they were put to a test. Very beautiful example of what a true believer comes to when he really accepts the Lord Jesus as his Savior. He's always put to a test.
Notando poi che quando questi fratelli erano laggiù, furono messi alla prova. Un bellissimo esempio di cosa va incontro il vero credente quando accetta veramente il Signore Gesù come suo Salvatore. È sempre messo alla prova. Amen. Satan still in the testing business. And it only comes about to help you. It's for your good. Amen. Every son that cometh to God must be tried, chastened, scourged. And in other words, give a little thrashing, straighten it up. Satana continuamente nella sua impresa di mettere alla prova. E succede solo per aiutarvi e per il vostro bene. Ogni figlio che viene a Dio deve essere provato, castigato, flagellato. In altre parole, fatto un po' a pezzi, raddrizzato. And if God gives us some chastisement, and we can't stand it, then we become illegitimate children and not the children of God. E se Dio ci dà un castigo e non lo sopportiamo, allora diventiamo figli illegittimi e non i figli di Dio. Now a man that's really got his face set towards heaven, no matter what takes place here on earth, he's still got his face set towards heaven. Ora, un uomo che ha davvero il volto fisso verso il cielo, non importa cosa accada qui sulla terra, ha ancora il volto fisso verso il cielo. His friends may forsake him, his family may forsake him, his pastor may forsake him, but there's one that won't forsake him. That's God. I suoi amici potrebbero abbandonarlo, la sua famiglia potrebbe abbandonarlo, il suo pastore potrebbe abbandonarlo, ma c'è uno che non lo abbandonerà, è Dio. And when your mind is made up, I like that. Daniel had burned all the bridges behind him. He wasn't planning on going back anymore. Amen. He wasn't watching his back trail, he was looking, forsaking those things which are in the past, he pressed on to the mark of the high calling. Amen. E quando avete preso una decisione, mi piace, Daniele aveva bruciato tutti i ponti dietro di sé, non aveva più intenzione di tornare indietro, non aveva gli occhi sul suo cammino passato, stava guardando, dimenticando quelle cose che sono nel passato, proseguì il corso verso il segno della superna vocazione. Amen. That's what we should be doing. That's what the church should be doing. Ecco cosa dovremmo fare. Ecco cosa dovrebbe fare la Chiesa. And as I noticed then, God permitted Satan to give him the test. And all they tested him by the fire. They tested him also by the lion's den. And in every instant, God brought him out more than victorious. E come noto poi, Dio permise a Satana di infliggergli la prova e, oh, li provarono col fuoco, li provarono anche con la fossa dei leoni e ogni istante Dio li portò fuori più che vittoriosi. Many are the testings of the righteous, but God delivereth him out of them all. Amen. How marvelous that is, how we appreciate that. Trials, tribulations, tests, all working for the good. Amen. After a while, God can see that and he can put his trust in you. And then he'll do great things for you. Molte sono le prove del giusto, ma Dio lo libererà da tutte. Quanto è meraviglioso ciò, quanto lo apprezziamo. Difficoltà, tribolazioni, prove, tutte che cooperano al bene. Dopo un po', Dio può vedere allora che può riporre la sua fiducia in voi e poi farà grandi cose per voi. Now we find out then if Daniel became an instrument in the hand of God while he was away from his own people, out of his own city, away from his own church, in a strange land, God used him.
Ora scopriamo poi che Daniele divenne uno strumento nella mano di Dio mentre era lontano dal suo proprio popolo, fuori dalla sua propria città, lontano dalla sua propria chiesa, in una terra straniera. Dio lo usò. Now you can be away from whatever you may be. You can be away from all your loved ones, or you can be away from your church, but you can still be an instrument in the hands of God. God can use you for a testimony or for anything that He wishes to use you for. Ora, potreste essere lontani da qualsiasi cosa possiate essere. Potreste essere lontani dai vostri cari, o potreste essere lontani dalla vostra chiesa, ma potete ancora essere uno strumento nelle mani di Dio. Dio può usarvi per una testimonianza, o per qualsiasi cosa desideri usarvi. Beautiful examples. The Bible is just so chock full of those things. Everywhere you turn, don't you love to read the Word? Oh, I just read it sometime and weep. Here a few days ago, I was reading in the room there and I just had to sit down and cry like a baby. I got up and walked around my chair, put my hand on my chair, looked down my Bible again. I just broke out, went around the chair again, looked back at it again. Begli esempi, la Bibbia è proprio così piena di quelle cose, ovunque giriate. Non amate leggere la parola? Oh, davvero la leggo a volte e piango. Qui qualche giorno fa stavo leggendo lì nella stanza e ho dovuto proprio stare seduto a piangere come un bambino. Mi sono alzato e ho girato intorno alla mia sedia. Ho messo la mano sulla mia sedia. Ho di nuovo guardato la mia Bibbia. Sono proprio scoppiato. Ho girato intorno alla sedia di nuovo. L'ho riguardata di nuovo. Oh, God. In there is eternal life. Amen. To every man or woman that'll dare to put their trust in it and believe it. Eternal life. Ho pensato, oh Dio, lì dentro c'è vita eterna per ogni uomo o donna che oserà riporre la propria fiducia in essa e crederla. Vita eterna. And he said, search the scriptures for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. E lui disse, investigate le scritture, per ciò che voi pensate per essere di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Yes. Search the scripture. The word of God is a lamp unto our feet, that we should be guided then. It's the light that follows the pathway that leads us from victory unto victory. Investigate le scritture. La parola di Dio è una lampada al nostro piede che noi dovremmo essere guidati allora. È la luce che segue il cammino che ci conduce di vittoria in vittoria. Amen. Now before you can have a victory, there has to be a battle. And if there's no battles, there's no victories. Ora, prima che si possa avere una vittoria, ci deve essere una battaglia. E se non ci sono battaglie, non ci sono vittorie. So we are to be thankful for the battles and the tryings. It's God giving us the opportunity to have victories. Amen. Oh my, don't that make it a little bit better now? Così dovremmo essere grati per le battaglie e le prove, ed è Dio che ci dà la possibilità di avere vittorie. Oh, my! Non vi rende un pochino meglio ora? See, the battle come along, somebody saying something bad about you. Sickness come on to you. Maybe God give you those light afflictions that He might heal you and show His favor to you. Let you see what He means by it. He loves you. Capite? La battaglia arriva, qualcuno che dice qualcosa di negativo su di voi, la malattia viene su di voi, forse Dio vi dà quelle leggere afflizioni così che possa guarirvi e mostrarvi il suo favore, farvi vedere cosa vuole dire con ciò. Egli vi ama. Amen. The old shepherd story that was told there in Jerusalem in the holy lands of the shepherd.
but he was packing a sheep. And he said, what you packing it for? He said, it's got a broken leg. La vecchia storia del pastore che fu raccontata lì a Gerusalemme, nelle terre sante, di un pastore che portava una pecora. E lui disse, perché la stai portando? Disse, ha una zampa rotta. Said, how to do that fall over cliff? Said, no, I broke its leg. Disse, come se l'è rotta? È caduta da una rupe? Disse, no, ho spezzato io la sua zampa. He said, well, you're a cruel shepherd to break that sheep's legs. No, I loved it. And said it was going astray and I couldn't make it mind me, so I broke its leg so I could give it some extra attention so then it would love me and follow me. Disse, beh, sei un pastore crudele per rompere la zampa di quella pecora. Disse, no, la amo. E disse, si stava allontanando e non riuscivo a farmi obbedire. Così le ho spezzato la zampa in modo che potessi darle ulteriore attenzione, così che poi mi avrebbe amato e seguito. Sometimes God has to let us break down just a little bit in hell. To give us a little extra attention, to get us up on his lap, to woo us up in his bosom. A volte Dio deve farci spezzare solo un pochino nella salute per darci una piccola ulteriore attenzione, per farci salire sul suo grembo, per cercare di conquistarci nel suo seno. When the doctor said nothing can be done, then he'd take us into his bosom, say, see, I love you. I'm going to let you get well. Quando il dottore ha detto che non si può fare niente, allora egli ci prende nel suo seno, dice, vedi, io ti amo, ti farò stare bene. Capite? Oh, doesn't that just make life a little better? Amen. Oh, he's so great. He's a marvelous shepherd, isn't he? Oh, non rende proprio la vita un po' migliore? Oh, egli è così grande. È un pastore meraviglioso, vero? No wonder David said, the Lord is my shepherd. I shall not want. How he leads us for the side of the still waters and restores our soul and runs our cups over and anoints us in the presence of the enemy. Non meraviglia che Davide disse, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E come egli ci conduce vicino alle acque quiete e ristora la loro anima e fa traboccare la nostra coppa e ci unge nella presenza del nemico. Did you ever get anointed in the presence of your enemy? Just to testify to your cup just borrowed over, you know. Just how marvelous it is. To be anointed in the presence of your enemy. Siete mai stati unti nella presenza del vostro nemico? Davvero testimoniare finché la vostra coppa proprio trabocca, sapete? Davvero com'è meraviglioso essere unti quando si è nella presenza del proprio nemico. Now, notice, then God took King Nebuchadnezzar and made him a tool in his hand. Ora notate, poi Dio prese il re Nebuchadnezzar e lo rese uno strumento nella sua mano. And when King Nebuchadnezzar died, after he had the grass grew out, his hair like lion, like eagle's feathers, and his fingernails like the claws of the eagle, and so forth, and God had to let him know who was the real king. E quando il re Nebuchadnezzar morì dopo che ebbe l'erba crebbe i peli come un leone o come piume d'aquila e le unghie delle dita come artigli d'aquila e così via. E Dio dovette fargli sapere chi era il vero re. After his death, Belteshazzar, his grandson, succeeded him, and then he was more wicked than King Nebuchadnezzar. Dopo la sua morte, Belsasar, suo nipote, gli succedette e poi fu più malvagio del re Nebuchadnezzar. And one night there they had a great big party. They called all their magistrates and all the officers in for a great big jamboree.
E una sera lì tennero una grandissima festa, convocarono tutti i loro magistrati e tutti i funzionari per una grandissima baldoria. And while they were having this jamboree, and they went and called out and took the vessels, the holy vessels of God, just to make fun of God, and drank wine to their gods, a toast, out of the vessels of the Lord. E mentre stavano facendo questa baldoria, andarono e sfidarono e presero i vasi santi di Dio, solo per farsi beffe di Dio e bere vino ai loro dei, un brindisi dai vasi del Signore. Now, a man is permitted to travel so far, but there's a separating line between life and death. You must never cross that. See. Ora, a un uomo è permesso di andare fino a un certo punto, ma c'è una linea di separazione tra la vita e la morte. Non si deve mai superarla, capite? You can go on with your little foolishness for a while, but you better know where the line is. Si può andare avanti con le proprie piccole sciocchezze per un po', ma fareste meglio a sapere dove si trova la linea. Did the Lord ever check you on anything? He does all of us pull the check reins, and it's far enough now. Then you better watch what you're doing from then on. If you're stepping across towards that line. Vi ha mai frenati il Signore su qualcosa? Lo fa tutti noi, tira le redini di controllo, dice basta così adesso, allora fareste meglio a stare attenti a quello che farete da allora in poi, se state facendo il passo per attraversare quella linea. And that night when God pulled the check reins on him and he wouldn't listen, goes on down and brings out the vessels of the Lord, begin to drink wine and a toast to their gods. E quella sera quando Dio tirò le redini di controllo su di lui e lui non volle ascoltare, va peggiorando e porta i vasi del Signore, inizia a bere vino e un brindisi al loro Dio. Then there came a hand down out of heaven and wrote on the wall, teeny teeny tecla parisia, means thou art weighed in the balance and found wanting. No one could interpret it, it was unknown tongues. Allora giunse una mano giù dal cielo e scrisse sul muro Mene mene tekel upharsin, significa sei stato pesato alla bilancia e trovato mancante. Nessuno sapeva interpretarlo, erano lingue sconosciute. And there was a man there had the gift of interpretation, Daniel. So he comes down and interprets and tells the king what would happen, and there God destroyed that nation. Amen. Babylon. E c'era un uomo lì che aveva il dono dell'interpretazione, Daniele. Così scende e interpreta e dice al re cosa sarebbe successo. E a quel punto Dio distrusse quella nazione, Babilonia. While Daniel being there, he saw great visions and wrote concerning them for this great consolation that we have today, knowing and setting in order the end of the Gentile kingdom. Mentre Daniele si trovava là, vide grandi visioni e scrisse riguardo ad esse per questa grande consolazione che abbiamo oggi, sapendo e mettendo in ordine la fine del regno gentile. Amen. Notice how perfect. Just get it close now. He's seen first the image standing in the field when he interpreted the dream of the king. Notate quanto perfetto, afferratelo proprio attentamente ora. Vide prima l'immagine che stava nel campo quando interpretò il sogno del re. He was a spiritual man, he dreamed dreams, saw visions, interpreted dreams,
God was with him. And everyone knew that too. Lui era un uomo spirituale, aveva sogni, vedeva visioni, interpretava sogni. Dio era con lui e tutti lo sapevano per giunta. And when he saw the vision, the head of gold and the breast here of silver and the thighs of brass and the feet of iron. Notice each kingdom got a little harder. E quando vide la visione, il capo d'oro e il petto qui d'argento e le cosce di rame e i piedi di ferro, notate, ogni regno divenne un po' più duro. King Nebuchadnezzar's kingdom was the head of gold. He interpreted, told him just exactly how those kingdoms would succeed each other unto the end. Il regno di Nebuchadnezzar era il capo d'oro, lo interpretò, gli disse precisamente come quei regni si sarebbero succeduti fino alla fine. Then, notice, from gold is the softest, silver is next, then brass is next, then iron is next. Harder, harder, colder, farther away. Poi notate, dall'oro è il più morbido, segue argento, poi segue rame, poi segue ferro, più duro, più freddo, più lontano. Notice, then, in the midst of all that, Daniel beheld the image until a stone was shoot out of the mountain that was cut out without hands. Notate, poi, in mezzo a tutto quello, Daniele vide l'immagine finché la pietra fu spaccata dalla montagna che fu tagliata senza opera di mani. It rolled into the image and broke it and made it like wheat on the summer threshing floor and the winds drive away. Rotolò nell'immagine e la ruppe e la rese come grano dell'aia d'estate e i venti lo portano via. And the stone grew into a great mountain that covered all the earth and the sea. That was the coming of the Lord Jesus, which is now at hand. Amen. E la pietra diventò un grande monte che ricoprì tutta la terra ed il mare. Quella era la venuta del Signore Gesù che è ora vicina. He goes on, when he was down by the river one day, he fell into a trance and saw a vision. Many of those was with him, they didn't see the vision, for it was given only to Daniel. You see it? Va avanti, quando si trovava giù vicino al fiume un giorno, cadde in trance e vide una visione. Molti di quelli che erano con lui, loro non videro la visione, perché fu data solo a Daniele. Lo capite? Someone can stand right next to you and see things that you can't see to save your life. Amen. Right? Someone said, I don't believe that, I never see nothing. Because it wasn't for you to see it. Amen. Qualcuno può stare proprio vicino a voi e vedere cose che voi non potete vedere per salvarvi la vita. Proprio così. Qualcuno ha detto, non lo credo, non ho mai visto niente, perché non ti è stato dato di vederlo. Then it went with Paul. When Paul was struck off of his horse and had to fall onto the dirt. And water as it was on the dirt. None of them heard that voice or seen that vision. Paul saw it. Quelli che andarono con Paolo, quando Paolo fu buttato giù dal cavallo e dovette cadere per terra, e mentre si rotolava per terra, nessuno di loro udì quella voce o vide quella visione. Paolo la vide. None of them saw the star of the cross. The every observatory but the wise man. Nessuno di loro vide la stella che attraversò ogni osservatorio, solo i magi. Many things that way God has designated for certain peoples to see and others cannot see. Amen.
Molte cose così Dio ha designato che certe persone vedano e altri non possano vedere. Oh, I love that. When God in His infant wisdom has predestinated or foreordained for certain things to happen, it can happen to the person sitting right next to you and you'll know nothing about it. Amen. Amen. Oh, mi piace quando Dio nella sua infinita saggezza ha predestinato, preordinato che certe cose accadano, potrebbe accadere alla persona che siede proprio accanto a voi e voi non ne saprete niente. Look at Dothan. When Elijah was down at Dothan and there was all surrounded there by the aliens that come in, the Syrian army, looking for Elijah, the prophet. Guardate a Dothan, quando Elia era giù a Dothan ed erano tutti circondati in quel luogo dagli stranieri che arrivarono, l'esercito siriano in cerca di Elia, il profeta. Or when they begin to find out every time the Syrians that come over to Israel to make war, while the Israelites would be laying an ambush for them. Perché quando iniziarono a capire che ogni volta che i siriani venivano in Israele per fare guerra, beh, gli israeliti gli tendevano un agguato. And so the king of Syria called him up and said, "Now wait a minute. Who is for us and who's for Israel?" Said, "Somebody in my group is a spy that's going to tell Israel just where we're coming in at. For they're always there waiting for us." E così il re di Siria li convocò, disse, ora aspettate un attimo, chi è per noi e chi è per Israele? Disse, qualcuno nel mio gruppo è una spia che va a dire a Israele dove stiamo arrivando, perché sono sempre lì che ci aspettano. And one man had a little spirituality about him. He said, "Nay, my father, but it's the prophet Elijah." Amen. For he knows in his bedroom what you're going to make your move next. Amen. Amen. E un uomo aveva un po' di spiritualità in sé. Disse, no, padre mio, ma è Elia il profeta, perché sa nella sua camera quale sarà la tua prossima mossa. Amen. Oh, when atomic powers begin to shake, I'm so happy that the word of God has tell us where to go to. Amen. Flee to the rock, Christ Jesus. Oh, quando potenze atomiche iniziano a scuotere, sono così felice che la parola di Dio ci abbia detto dove andare. Correte alla roccia, Cristo Gesù. Every man in it is safe and secured. Nothing can harm you. No atomic bombs, no cobalt, nothing else can touch the preserved of God. Amen. Safe, secure, anchored. Ogni uomo in essa è salvo e al sicuro. Niente può nuocervi, nessuna bomba atomica, nessun cobalto, nient'altro può toccare il custodito di Dio, salvo, sicuro, ancorato. What a marvelous hope. Amen. That we have in Christ Jesus. Che speranza meravigliosa abbiamo in Cristo Gesù. Notice, there was a man with him, his servant, spiritual boy, walked and poured water on the hands of the prophet, a great position he had. Notate, c'era un uomo con lui, il suo servitore, un ragazzo spirituale, camminò e versò acqua sulle mani del profeta. Aveva una grande posizione. But when he seen the Syrian army all around Dothan, had it all backed up, he said, "My father, look out there. What a great number. Why, we're surrounded." Ma quando vide l'esercito siriano tutto intorno a Dothan, lo avevano bloccato tutto, disse, "Padre mio, guarda lì, che grande numero, beh, siamo tutti circondati."
Now that's the natural. When everything seems to go wrong, pointing the finger at you, saying this and that, and the doctor says you can't get well and so forth, that's just the natural thing. You think, oh my, this is the end. Ora quello è il naturale, quando tutto sembra andare male, vi puntano il dito dicendo questo e quello, e il dottore dice che non potete guarire e così via. È proprio la cosa naturale che voi pensiate, oh my, questa è la fine. But Elijah said, there's more with us than there is with them. Amen. Now you can imagine how that prophet or that Gehazi felt, the servant. Ma Elia disse, sono di più quelli con noi che quelli che sono con loro. Ora potete immaginare come quel profeta, anzi, quel Gehazi, si sentì il servitore. He looked over at him and said, well, I don't see nobody. He said, God, open this boy's eyes. Guardò verso di lui, disse, beh, non vedo nessuno. Disse, Dio, apri gli occhi di questo ragazzo. And as soon as God did something, here it is, yet, when God opened his spiritual sight, all around that prophet stood chariots of fire and angels of fire. Amen. E non appena Dio fece qualcosa, eccolo, afferratelo, quando Dio aprì la sua vista spirituale, là tutti intorno il profeta stavano carri di fuoco e angeli di fuoco. Why he seen it? Why the chariots of fire outnumbered that Syrian army by the thousands? Amen. Beh, vide il beh, i carri di fuoco superavano quell'esercito siriano di migliaia. The mountains was on fire, angels of fire, horses of fire, chariots of fire. Le montagne erano a fuoco, angeli di fuoco, cavalli di fuoco, carri di fuoco. And the Bible said the angels of God encamp about those who fear him. E la Bibbia ha detto gli angeli di Dio sono accampati intorno a quelli che lo temono. Amen. Just the same tonight. I wonder what would happen if a man here tonight had the power to strike across your eyes and say, look, standing around this tabernacle tonight. Yes. You'll be a member here the rest of your life. Amen. Sure. Yes, sir. Proprio lo stesso stasera, mi chiedo cosa succederebbe se un uomo qui stasera avesse il potere di colpire i vostri occhi e dire, guarda, si trovano intorno a questo tabernacolo stasera, sareste un membro qui per il resto della vostra vita. Certo, sì signore. Sometimes you can't see with your natural eyes, but you can feel the impulse of it. Something near, a sixth sense that denotes something is near. A volte non potete vederlo con gli occhi naturali, ma potete sentirne l'impulso, qualcosa vicino, un sesto senso che denota che qualcosa è vicino. Watching this morning, opening up the deaf ears, making the polio cripples walk around here like there was nothing wrong with them. Osservatelo stamattina, che apre le orecchie sorde, che fa camminare qui in giro gli storpi dalla poliomielite, come se non ci fosse niente che non andasse in loro. What is it? It's the incense, I mean the sense, the sixth sense. It's conscious, the spirit, that something is near. Have faith in God. Di cosa si tratta? È il senso interiore, voglio dire il senso, il sesto senso che è inconscio, lo spirito che qualcosa è vicino. Abbiate fede in Dio. Now, he didn't see that first, but Elijah probably didn't see it. But he asked for the boy's eyes to see it. But Elisha was conscious that they were there. Amen. Amen.
Ora loro no, egli non lo vedeva all'inizio, ma Elia probabilmente non lo vedeva, ma chiese che gli occhi del ragazzo lo vedessero, ma Eliseo era consapevole che erano lì. Amen. Thomas one time said, let me put my hands in his side. Jesus said, now you see and believe, how much greater is their reward who has never yet seen and yet believed. Amen. That's us tonight. Amen. And whosoever will believe without seeing. Tommaso una volta disse, lasciami mettere le mani nel suo fianco. Gesù disse, ora vedi e credi, quanto è più grande la loro ricompensa di chi non ha ancora visto eppure crede. Siamo noi stasera per chi crederà senza vedere. And notice, then Elijah walked out there to where the circumstance was, and he said to them, first he went out there and the Bible said he smote them blind. E notate, poi Elia uscì là dove c'era questa circostanza e disse loro, per prima cosa uscì là e la Bibbia ha detto, li colpì di cecità. Blind. And walked right out to him. Everyone had perfect eyesight as far as I know. But the scripture said they were blind. Amen. Ciechi, e camminò proprio fuori, verso di loro. Tutti avevano una vista perfetta, per quanto ne so. Ma la scrittura ha detto, erano ciechi. Amen. A little fellow a few nights ago said to me, if you be a man of God, smite me blind. I said, you're already blind. Amen. Already blind. Un piccolo individuo qualche sera fa mi ha detto, se sei un uomo di Dio, colpiscimi di cecità. Ho detto, sei già cieco? Capite? Capite? Già cieco! Notice, and he walked out there to where this great circumstance was, this great thing was, and he said, do you look for Elijah? Said, yes, said, come on, follow me. I'll take you right to him. Elijah said it to them. Notate, lui camminò là fuori dove si trovava questa grande circostanza, dove era questa grande faccenda, e disse, cercate Elia? Dissero, sì. Disse, venite, seguitemi, vi porterò proprio da lui. Elia lo disse a loro. Amen. What was he blind about? They were blind to the fact that that was the prophet of God. Amen. They were blind to it. Su cosa erano ciechi? Erano ciechi al fatto che quello era il profeta di Dio. Erano ciechi a ciò. And he led them right straight down in the ambush again. So come on, I'll show you Elijah. And it was Elijah taking them down there. E li ricondusse proprio dritto giù in un agguato. Disse, venite, vi farò vedere Elia. Ed era Elia che li stava portando laggiù. And when they looked around and found that they were surrounded around, the king said, my father, must I smite them? He said, would you take a prisoner to smite him? Said, give him something to eat and send him back to their country. E quando si guardarono intorno e scoprirono che erano circondati intorno, il re disse, padre mio, devo percuoterli. Disse, prenderesti un prigioniero e lo percuoteresti? Disse, date loro qualcosa da mangiare e rimandateli nel loro paese. That's the way to settle wars, isn't that right? Yeah. Certainly. Oh, my, if we had only adopt that principle today, to feed your enemy. Amen. Do good to those that do evil to you. Amen. Ecco come porre fine alle guerre. Non è vero? Certo, oh my, se solo noi adoperassimo quel principio oggi di cibare i propri nemici. Fate del bene a coloro che vi fanno del male. Amen. There. Now, the blindness. Now, Daniel. Daniel foresaw, he was a prophet. He saw the coming of the Lord. He saw the end time come. He saw the Gentiles start. Lì, ora la cecità.
Ora Elia, cioè voglio dire non Elia, ora, ma Daniele. Daniele previde, era un profeta, vide la venuta del Signore, vide arrivare il tempo della fine, vide l'inizio dei gentili. And if you notice, the Gentiles started off with an idol worship. They is worshiping a great idol sitting out in the field, an idol of a man. E se notate, i gentili iniziarono con l'adorazione di un idolo. Stavano adorando un grande idolo posto nel campo, un idolo di un uomo. I believe Daniel himself, because King Nebuchadnezzar had called him Belteshazzar, which was his god, and he started worshiping an image of a righteous, holy man. And Daniel refused to do it. So did the Hebrew children, the Shadrach, Meshach, and Abednego. Io credo Daniele stesso, perché il re Nebuchadnezzar lo aveva chiamato Belsasar, che era il suo Dio, e iniziò ad adorare un'immagine di un uomo giusto, santo, e Daniele si rifiutò di farlo. Così fecero i ragazzi ebrei, il Shadrach, Meshach e Abednego. That's the way it was issued in. And it was condemned, that head of gold was issued in by image worship, forced to it, and ended up in a supernatural hand writing a supernatural language that only supernatural understanding could understand it. Amen. Ecco come ebbe origine e fu condannato. Quel capo d'oro fu emesso con un'immagine da adorare, costretti ad essa, e finì in una mano soprannaturale che scrisse un linguaggio soprannaturale, che solo una conoscenza soprannaturale poté comprenderlo. Amen. That's the way the Gentile kingdom issued in, and it'll go out the same way. Amen. Amen. By supernatural works, supernatural interpretation. Ecco come il regno gentile ebbe origine e finirà nella stessa maniera, proprio così, con opere soprannaturali, interpretazione soprannaturale. Amen. You know what I'm talking Amen. About. Amen. The working of the supernatural. Amen. Oh, how marvelous. Aren't you happy tonight you believe in the supernatural? Amen. Yes. Sapete di cosa sto parlando? L'opera del soprannaturale. Oh, quanto meraviglioso! Non siete felici stasera che credete nel soprannaturale? Sì. Now, then all to these visions, he showed him just where the nations would be standing. He showed him how that there were so many years depended yet on the Jews. Ora, poi, dopo queste visioni, egli si mostrò proprio dove le nazioni si sarebbero trovate. Gli mostrò come c'era un certo numero di anni che pendeva ancora sugli ebrei. He said the Messiah shall come. He'll prophesy in the 70 of weeks, which is 3.5 years. In the midst of it, he'll be cut off, which is 7 years. 70 weeks is determined for thy people. 7 years of prophecy to the Jews. Disse il Messia verrà, profetizzerà nelle 70 settimane, che sono 3.5. Nel mezzo di essa sarà sterminato, che sono 7 anni. Ci sono 70 settimane determinate per il tuo popolo. 7 anni di profezia per gli ebrei. He said the Messiah, the Prince, shall come and prophesy in the midst of the 7 weeks, 7 days. Will he be cut off? In the abomination maketh desolation shall stand in his place. And they'll tread down the walls of Jerusalem, Gentiles, for a time, time, and dividing of time.
Disse, è il Messia, il capo dell'esercito, verrà e profetizzerà. Nel mezzo delle 70 settimane, 7 giorni, sarà sterminato. Nell'abominazione desertante starà al suo posto e calpesteranno le mura di Gerusalemme. Gentili, per un tempo, tempo e la metà di un tempo. Now, when Messiah comes, Jesus, he preached exactly 3.5 years and was cut off for a sacrifice. Amen. The daily obligation was taken away. Ora, quando il Messia venne, Gesù predicò esattamente 3.5 anni e fu sterminato come sacrificio. L'obbligo continuo fu tolto. And the desolate, the abomination that maketh desolation, the Moslem of Omer, was stood today in the place of the holy temple. Amen. The Mosque of Omer stands exactly where the temple stood. E il deserto, l'abominazione desertante, il musulmano di Omar, fu eretto oggi al posto del Tempio Santo. La moschea di Omar si trova esattamente dove si trovava il Tempio. And he said if they would tread down the walls of Jerusalem, over Jerusalem, until the Gentile dispensation be finished. E disse che avrebbero calpestato le mura di Gerusalemme, su Gerusalemme, finché la dispensazione gentile non fosse finita. But at the end of the Gentiles, there would still be 3.5 years yet to the Jews. Ma alla fine dei gentili ci sarebbero state ancora 3.5 anni ancora per gli ebrei. Now, notice one of the most striking things of prophetic history. I don't claim to know the prophecy of the Bible, but this is like reading a newspaper. Amen. More plain. And what we read here we know is the truth. Ora notate una delle cose più impressionanti della storia profetica. Non sostengo di conoscere la profezia della Bibbia, ma questo è come leggere un giornale, più chiaro. E quello che leggiamo qui sappiamo che è la verità. Notice, 2,500 years the Jews have been scattered to every nation under heaven. Notate, 2,500 anni, i giudei sono stati dispersi in ogni nazione sotto al cielo. As God hardened Pharaoh's heart, bringing him back, he hardened Hitler's heart, Mussolini's heart, and so forth, till he drove them back to Palestine. Amen. Come Dio indurì il cuore di Faraone portandoli indietro, egli indurì il cuore di Hitler, il cuore di Mussolini e così via, finché non li ha riportati in Palestina. Coming back, they have made him a nation again, and on May the 6th, 1947, the Jewish flag was raised over Israel for the first time for 2,500 years. Amen. Ritornando li hanno resi di nuovo una nazione e il 6 maggio 1947 la bandiera ebrea fu issata su Israele per la prima volta in 2500 anni. The oldest flag in the world was raised for the first time in 2500 years. La bandiera più antica al mondo fu issata per la prima volta in 2500 anni. And he said in the last days he'd raise up an ensign over Jerusalem, showing that the time is at hand. And notice, here not long ago I've seen a prophetic reel played from over there, and they're bringing in those Jews by the thousands, by airplanes, you've seen it in the paper and so forth. Looking Life magazine's been packing it. Ed egli disse negli ultimi giorni avrebbe issato una bandiera su Gerusalemme, mostrando che il tempo è vicino. E notate, qui, non molto tempo fa, ho visto una bobina profetica girata in quel luogo e portavano dentro quegli ebrei a migliaia con aeroplani. Lo avete visto sul giornale e così via. Le riviste Look e Life lo hanno riportato. Thousands of Jews returning,
And they asked him, said, what are you returning for? Old crippled people packing them on their backs, their little young ones, what? Said, are you coming back to the homeland to die? Said, no, we're coming back to see the Messiah. Migliaia di ebrei che ritornano e gli hanno chiesto, hanno detto, per cosa state ritornando? Persone vecchie, storpie, i loro giovani li stavano portando sulle spalle. Hanno detto, state tornando in patria per morire? Hanno detto, no, stiamo tornando per vedere il Messia. Amen. Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds, amen, and all the other trees, amen, putting forth their buds, know that time is nigh, or spring is nigh. Summer. Gesù disse, quando vedete il fico mettere i suoi germogli e tutti gli altri alberi mettere i loro germogli, sappiate che il tempo è vicino, o la primavera è vicina, estate. So when you see these things come to pass, lift up your heads, your redemption's drawing nigh. Così, quando vedete accadere queste cose, alzate i capi! La vostra redenzione si sta avvicinando! Amen. Tonight, as this world is honeycombed by communism. Amen. Stasera, mentre questo mondo è pervaso dal comunismo. Oh, I was talking to a man a while ago on one of the best authorities I believe that I know of. Oh, stavo parlando a un uomo poco fa su una delle migliori autorità, credo, che conosca. And when he spoke things concerning this nation and communism, it would shake you to your knees. Right? How it's honeycomb, there's nothing solid no more, not even in our own country, hardly. E quando ha parlato di cose che riguardano questa nazione, comunismo, vi farebbe cadere sulle ginocchia davvero. Per come pervasa, non c'è più niente di solido, nemmeno quasi nella nostra stessa nazione. There's only one solid thing that all know will stand. That's the rock, Jesus Christ. We receive a kingdom that cannot be moved. C'è solo un'unica cosa solida che so che resisterà, è la roccia Gesù Cristo. Noi riceviamo un regno che non può essere smosso. And in this day when everything else is falling, we have a solid foundation, the Lord Jesus Christ. E in questo tempo in cui ogni altra cosa sta cadendo, abbiamo un solido fondamento, il Signore Gesù Cristo. Come into it, friends, it's a shelter in a time of storm. What a marvelous thing. Entratevi, amici, è un rifugio nel momento della tempesta. Che cosa meravigliosa! He's seen all this coming to pass. We see the Jews now. The Bible said that Jerusalem, and it would blossom as a rose. And how they have irrigated that land. Egli vide tutto questo verificarsi. Vediamo gli ebrei ora. La Bibbia ha detto che Gerusalemme e sarebbe fiorita come una rosa. E come hanno irrigato quella terra. And they also, the prophet spoke, and said that day that water will come from the north. E loro anche, il profeta ha parlato e ha detto, quel giorno che l'acqua verrà dal nord. There was no water there then, no springs there then. But in the last few years is a gusher come up. Amen. As water in the valleys. And they're irrigating as one of the greatest agriculture spots for its size in the world. Amen. Non c'era acqua là allora, nessuna fonte là allora, ma negli ultimi anni è spuntato un pozzo e sta dando da bere alle valli. E la loro irrigazione è uno dei più grandi luoghi di agricoltura per la sua dimensione al mondo. And all these great chemicals, right in the Dead Sea, there's enough chemicals down in the bottom of it that all the wealth of the world couldn't buy. Amen.
E tutte queste grandi sostanze chimiche proprio nel Mar Morto. Ci sono abbastanza sostanze chimiche che si trovano sul suo fondale che tutte le ricchezze del mondo non potrebbero comprarle. The chemicals, uranium and everything else, right in the bottom of the Dead Sea, which now belongs to Israel. Le sostanze chimiche, uranio e ogni altra cosa, proprio in fondo al Mar Morto, che adesso appartiene a Israele. Fig tree putting forth its buds. Not only that, but the other trees are putting forth its buds. Il fico che mette i suoi germogli. Non solo quello, ma gli altri alberi stanno mettendo i loro germogli. The communist is putting forth buds. The Antichrist is putting forth buds. And the Church of God is putting forth buds. She's blooming out into her power again. I comunisti stanno mettendo i germogli. L'Anticristo sta mettendo i germogli. E la Chiesa di Dio sta mettendo i germogli. Sta rifiorendo nella sua potenza. The palmer worm eat part of it. The canker worm eat part of it. The hookworm eat part of it. The caterpillar eat part of it. But God said it'll live again. Amen. She's putting forth buds now. La ruca ne mangiò una parte. Il bruco ne mangiò una parte. L'anchilostoma ne mangiò una parte. Il grillo ne mangiò una parte. Ma Dio disse, rivivrà. Sta mettendo i germogli ora. The trees are putting forth buds. Daniel foresaw it and rejoiced. Gli alberi stanno mettendo i germogli. Daniele lo previde e gioì. Now, at this time, he said, and at that time, the 12th chapter, and at that time shall Michael stand up, the great prince that standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such was never since there was a nation, even to that time. And at that time, thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Ora, in questo tempo, disse, or in quel tempo, il capitolo 12, or in quel tempo si leverà Michael, quel gran principe che sta per i figliuoli del tuo popolo, e vi sarà un tempo di distretta, qual non fu giammai da che questo popolo è stato nazione fino a quel tempo. E in quel tempo, din fra il tuo popolo, sarà salvato chiunque si troverà scritto nel libro. Oh, my! Aren't you glad your name is on his book? Oh, my! Non siete contenti che il vostro nome è sul suo libro? When he's Daniel over here saw him come to the Ancient of Days, whose hair was as white as wool, and they opened up the books, and they were judged every man out of the books. The great white throne judgment. Quando lui, Daniele, qui lo vide, venne l'antico dei giorni, i cui capelli erano bianchi come lana, ed aprì i libri, e furono giudicati ogni uomo dai libri, il grande giudizio del trono bianco. Now, Daniel is given this assurance. At the end of the Gentile dispensation. Ora, a Daniele fu data questa certezza e alla fine della dispensazione gentile. Read the, when you go home tomorrow, read the 11th chapter. You can see how the king of the north is coming down, which is nothing else but Russia, coming down to press against it like a whirlwind. Leggete il quando andate a casa e domani leggete il capitolo 11. Potete vedere come il re del nord verrà giù, che non è nient'altro che la Russia che scende per spingere contro di essa come un turbine. And the great battle of Armageddon will be fought right there near the gates of Jerusalem. E la grande battaglia di Armageddon sarà combattuta proprio lì, vicino alle porte di Gerusalemme. Notice, oh, I love this, and at that time, thy people
shall be delivered. Everyone that's been found written in that book, the Lamb's Book of Life. Notate, oh, amo questo. E in quel tempo, din fra il tuo popolo, sarà salvato chiunque è stato trovato scritto nel libro, il libro della vita dell'agnello. Michael, the great prince, shall stand up for what? For thy people. Amen. All right. Michael, quel grande principe, si leverà per cosa? Per il tuo popolo. Bene. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Amen. When these times take place. And some to everlasting life. And some to shame and everlasting contentment. E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà. Quando? Quando queste cose avvengono, e gli uni a vita eterna, e gli altri a vituperio e ad infamia eterna. Just as sure as there's an everlasting life, there's an everlasting departure. It determines on how you treat Jesus Christ in your life. Proprio sicuro quanto c'è una vita eterna, c'è un allontanamento eterno, è determinato da come trattate Gesù Cristo nella vostra vita. If you love him and born again, you've got his spirit, you've got everlasting life. Se lo amate, siete nati di nuovo e avete il suo spirito, avete vita eterna. If you don't, you have not everlasting life. If your name's written on the Lamb's Book of Life, you have immortal life. If it's not written there, you'll not be recognized. Altrimenti non avete vita eterna. Se il vostro nome è scritto sul libro della vita dell'agnello, avete vita immortale. Se non è scritto lì, non sarete riconosciuti. What is it? All those prophecies are fulfilled. Everything right down to this time. Di cosa si tratta? Tutte quelle profezie sono adempiute, tutto proprio fino a questo tempo. The head of gold has passed away, as Daniel said it would. The Babylonian kingdom. Il capo d'oro è passato, come Daniele disse che avrebbe fatto il regno babilonese. Succeeding that he said would be the Medes and Persians. They succeeded the Babylonian kingdom. And they fell away to who? The Grecians, Alexander the Great. Succedendo a quello disse, ci sarebbero stati i Medi e i Persiani. Loro succedettero al regno babilonese e caddero a chi? I Greci, Alessandro il Grande. And they fell away to what? The Romans. And the Romans broke up to all the world, Eastern and Western Rome, the two legs. E caddero a cosa? I Romani. E i Romani si diffusero in tutto il mondo, la Roma occidentale e orientale, le due gambe. And he said iron and clay was on their toes, the ten toes, the ten kingdoms. And he said they wouldn't mix, they'd intermarry among one another. Romanism and Protestantism. E disse ferro e argilla erano nelle dita dei piedi, le dieci dita, i dieci regni, e disse che non si sarebbero mescolati e si sarebbero sposati tra loro, romanesimo e protestantesimo. And in that day, when this thing exists, then the stone was shoot out of the mountain without hands and rolled in and broke the thing to pieces. And it took the place of the image. E in quel giorno, quando questa cosa esiste, allora la pietra fu spaccata dalla montagna senza opera di mani, e rotolò e frantumò la cosa, e prese il posto dell'immagine. So, my brethren, we're having troubles tonight. Wars, rumors of wars, earthquakes in diverse places, perplexive time, distress between nations. Così, fratelli miei, stiamo avendo problemi stasera. Guerre, rumori di guerre, terremoti in ogni luogo, tempo di perplessità, distretta tra le nazioni. I've just come back from overseas,
and I haven't seen a nation but what's trembling in their shoes. Amen. They don't know what's going to take place next. Sono appena tornato dall'estero e non ho visto una nazione che non stia tremando nei propri panni. Non sanno cosa accadrà dopo. But aren't we thankful tonight that we do know what's going to take place next? The Lord Jesus Christ shall come the second time in glory and majesty. Ma non siamo grati stasera che sappiamo cosa accadrà dopo. Il Signore Gesù Cristo verrà la seconda volta in gloria e maestà. Every man is down written in the Lamb's book of life shall rise with their loved ones to meet the Lord. Amen. Amen. Oh, what a marvelous thing. E ogni uomo o donna che viene trovato scritto nel libro della vita dell'agnello sorgerà con i suoi cari per incontrare il Signore nell'aria. Oh, che cosa meravigliosa! That's the reason we say our hope is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. Amen. All around my soul gives way. He's our hope and stay. Ecco perché diciamo la nostra speranza è costruita su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia. Tutto intorno l'anima mia rinuncia e gli è tutta la nostra speranza e dimora. And at that time Michael shall stand the great prince. Michael was Christ, of course, who fought the angelic wars in heaven with the devil. Satan and Michael fought together, or fought against each other rather. Ora in quel tempo Michael si leverà, quel gran principe. Michael era Cristo, certo, che combatté le guerre degli angeli in cielo con il diavolo. Satana e Michael combatterono insieme, cioè combatterono l'uno contro l'altro. And now, and at that time, he said, as many was found written in the book was delivered, and those who had done righteous. E ora, in quel tempo, disse, quanti furono trovati scritti nel libro, furono salvati, e quelli che hanno agito giusti. Watch this. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn away many to righteousness as the stars forever. Osservate questo, e gli intendenti risplenderanno come lo splendor della distesa, e quelli che avranno giustificati molti risplenderanno come le stelle in sempiterno. I look at that sometime, I think, brethren, I go out of the morning, I love to get up early. Don't you like to rise early? Guardo quello a volte e penso, fratelli, esco di mattina, amo alzarmi presto. A voi non piace alzarvi presto? I remember when brother and I were in the mountains, real early in the morning, around 4 o'clock, we'd rise up, look hanging back there, and there was the morning star. Mi ricordo quando i fratelli Dio ci trovavamo nelle montagne, di mattina molto presto, intorno alle 4 ci alzavamo, guardavamo sospesa là in fondo e c'era la stella del mattino. It gets real dark just before the break of day. We see the darkness gathering now. What is it? It's light pressing against the darkness. One has to give away. Diventa davvero buio appena prima dell'alba. Vediamo l'oscurità accumularsi ora. Che cos'è? È la luce che spinge contro l'oscurità. Una deve cedere. All the creeping things that's been running through the night, when that sun comes up, they take to shelter. When the light shines. Tutte le cose striscianti che sono state in giro durante la notte, quando il sole spunta, si mettono al riparo quando la luce splende. Night and dark, night and light cannot exist in the same building. It's either dark or it's light. Notte e buio, notte e luce non possono esistere nello stesso edificio. O è buio o c'è luce. And light is so much more powerful in darkness, so is Christ so much more powerful in all the enemies of the world. E
la luce è estremamente più potente delle tenebre. Così Cristo è estremamente più potente di tutti i nemici del mondo. Amen. Now, we're taught by scientists, as the light begins to come, it condenses the darkness. And the darkness gathers all its hosts together to fight against the light. But the light prevails and comes on. Ora ci viene insegnato dagli scienziati, quando la luce inizia ad arrivare, comprime le tenebre, e le tenebre radunano tutta la loro armata per combattere la luce, ma la luce prevale e si fa avanti. Amen. And the Bible said in the last days that Satan will go back like a roaring lion. E la Bibbia ha detto negli ultimi giorni che Satana sarebbe andato attorno a guisa di leone ruggente. He's gathered today all of his enemies, all of his friends, our enemies, and congregating them together, heaping up under a big head, the mark of the beast. Amen. In the ecclesiastical realms, the confederation of churches, all uniting and making himself a great organization, as same as Catholicism. Egli sta radunando tutti i suoi nemici, tutti i suoi amici, i nostri nemici, e li sta riunendo insieme, accumulandosi sotto un grande capo, il marchio della bestia, nelle sfere ecclesiastiche, la confederazione di chiese, tutti che si riuniscono e costituendosi una grande organizzazione, lo stesso come il cattolicesimo. And the world empires are uniting themselves together. And forming up a big head over there in the political realms called communism. E gli imperi del mondo si stanno riunendo insieme, stanno formando un grande capo lassù, nelle sfere politiche chiamato comunismo. And the light of God is pressing on. What's happening at the same time to make it? The Christian church, the church of the living God, is being anointed. Power is coming to her. She's receiving the Holy Spirit. E la luce di Dio continua a farsi avanti. Cosa sta accadendo nello stesso tempo per farlo? La Chiesa cristiana, la Chiesa del Dio vivente sta venendo unta. La potenza sta arrivando a lei. Sta ricevendo lo Spirito Santo. Last year, in the full gospel realms, was 1,500,000 conversions. Amen. Amen. The greatest that swept the land for years after years. Amen. Lo scorso anno, nella sfera del pieno Vangelo, ci sono state 1,500,000 conversioni, il più grande che si sia diffuso nel paese per anni e anni. We're not in alley no more. We're up on Hallelujah Boulevard. Amen. We're not in the shed no more. Non siamo più in un vicolo, siamo sul corso, alleluia, non siamo più nel capanno. 1,500,000 conversions in the full gospel race last year. Amen. Succeeded Catholicism and everything else. 1,500,000 conversioni nei ranghi del pieno Evangelo. Lo scorso anno ha battuto il cattolicesimo e tutto il resto. Oh, my. What is it? Life gathering. Great healing services is come to go. Hallelujah. Oh, my, che cos'è? La luce si sta addensando. Grandi servizi di guarigione hanno setacciato il globo. Hallelujah. Way down in Formosa, healing campaigns are going on. Way down in Japan, healing campaigns are going on. Up in the frozen regions of the earth, healing campaigns are going on. Dentro, giù, a Formosa, sono in corso campagne di guarigione. Giù, in Giappone, sono in corso campagne di guarigione. Su, nelle regioni gelate del nord, sono in corso campagne di guarigione. Around the world, healing campaigns. Hallelujah. And are receiving the Holy Ghost of everybody. Amen. We're at the end time. In giro per il mondo, campagne di guarigione. Alleluia! Uomini stanno ricevendo lo Spirito Santo di ogni luogo. Siamo nel tempo della fine. What's he doing? And the devil says, now is my time. He's congregating his forces.
Cosa sta facendo? Allora il diavolo dice, ora è il mio momento. Sta riunendo le sue forze. Confederation churches trying to stop it. Amen. They're nothing but a bunch of noise boxes. There's nothing to them. It's all fanaticism. There's no such a thing as working in the supernatural. La confederazione delle chiese che cerca di fermarli dicendo non sono altro che un mucchio di casse acustiche, non hanno niente, è tutto fanatismo, non esiste l'operare del soprannaturale. At the same time, the head of the American Medical Association writes a piece of the paper and said no man's got a right to come into a sick room to minister to the people that don't believe in Almighty God and accept Him as His help. Amen. E nello stesso momento il capo dell'americana, l'associazione medica, scrive un articolo sul giornale e ha detto «Nessuno ha il diritto di entrare in una stanza di ammalati ad assistere le persone che non crede in Dio Onnipotente e non lo accetti come suo assistente!» The Christian Herald interviewing doctors last month gave write-ups that I couldn't write myself if I was trying to brag on them. The Christian Herald, intervistando i dottori il mese scorso, ha fatto dei commenti che non potrei scrivere io stesso se stessi cercando di vantarmene. What is it? In the midst of everything, God will cause His enemies to testify to His glory. Amen. Yes, Amen. Sir. Alleluia. Di cosa si tratta? In mezzo a tutto, Dio farà sì che i suoi nemici testimonino alla sua gloria. Sì, Signore. Glory. The doctor said we can only administer aid, but God is the healer. Alleluia. I said them great men glory. Just finding out what we bunch of nitwits know all the time. That's right. Il dottore ha detto, noi possiamo solo somministrare cure sanitarie, ma Dio è il guaritore. Ho detto, quei grandi uomini stanno ora scoprendo quello che noi mucchio di stupidi abbiamo sempre saputo. Proprio così. Some of these glorious days, you'll find out that this bunch of power that changes harlots to ladies and drunkards to gentlemen is the very power that'll lift them out of this earth and Amen. Take them home in the rapture. Amen. It may be too late. It may be too late for many. Uno di questi giorni gloriosi scoprirete che questo mucchio di potenza che cambia le prostitute in signore e gli ubriachi in signore cristiani è la stessa potenza che li solleverà da questa terra e li porterà a casa del rapimento in gloria. Potrebbe essere troppo tardi. Potrebbe essere troppo tardi per molti. At that day Michael shall stand for the people. He is standing for the nations, he's standing for the people. In quel tempo, Michael starà per il popolo. Non starà per le nazioni, starà per il popolo. And many those that sleep in the dust of the earth, some shall rise to everlasting shame and contentment. But those that be wise and turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever. Hallelujah. E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra, gli uni sorgeranno a vituperio eterno e infamia, ma gli intendenti e quelli che avranno giustificati molti risplenderanno come le stelle in sempiterno. Alleluia! Alleluia. But in our college, why should I care? Amen. They're building a palace for me over there. Amen. Come over to see me someday. Holy. Una tenda, una villetta. Perché dovrebbe interessarmi? Stanno costruendo un palazzo per me lassù. Venite a trovarmi un giorno. What is it? I walked out and looked at that great morning star as she begins to move yonder. What does the morning star say? The morning stars only reflecting the supreme light of the sun coming. Amen. Is that right? Di cosa si tratta? Sono uscito e ho guardato quella grande stella del mattino mentre incomincia a muoversi lassù. Cosa dice la stella del mattino? La stella del mattino sta solo riflettendo la luce suprema del sole in arrivo. È giusto? Amen. The
The morning star, the reason it's so bright, you know why it is? The sun's so much closer to it. Amen. It's a pressing on. And the morning star hails the coming of the sun. La stella del mattino, il motivo per cui è così luminosa, sapete perché lo è? Il sole è molto più vicino ad essa, si sta facendo avanti e la stella del mattino saluta l'arrivo del sole. All right, you morning stars, it's time to go to hail and you're coming. Amen. Shine, morning stars, rise early. Amen. It says the sun will soon be here. Bene, voi, stelle del mattino, è tempo di salutare la sua venuta. Splendete, stelle del mattino, alzatevi presto, essa dice il figlio presto sarà qui. When we look and see that morning star is glistening in the sky, it means that the sun will shine pretty soon. Quando guardiamo e vediamo quella stella del mattino mentre brilla nei cieli, significa che il sole molto presto splenderà. And when we see the morning stars of God rising and shining to the glory of the resurrection of Jesus Christ, shows that that supreme one is pressing on. Amen. E quando vediamo le stelle del mattino di Dio sorgere e splendere alla gloria della risurrezione di Gesù Cristo, mostra che quel supremo si sta facendo avanti. The lights are gathering, but the morning star holds. Hold on! It isn't long till daylight! Le luci si stanno addensando, ma la stella del mattino grida: tenete duro! Non manca molto alla luce del giorno! Hold on, it's not long till daylight. Just keep holding on. Tenete duro, non manca molto alla luce del giorno. Continuate solo a tenere duro. Oh, glory. Sister Murphy and them used to sing. Amen. Just keep holding on, daylight's soon coming. Come la sorella Murphy e loro cantavano una volta. Continua solo a tenere duro. Il giorno presto arriverà. Amen. Hold on to it. The morning stars are shining to the world now, lighting up the world. Just before the great darkness and a great thunderbolt from heaven, the coming of the Lord. Tenete duro finché loro, le stelle del mattino stanno splendendo al mondo ora, illuminando il mondo appena prima della grande oscurità e il grande fulmine dal cielo, la venuta del Signore. Listen close now. Now I said, I would look to the morning star and I thought, oh morning star. Ascoltate attentamente ora. Ora disse, ho guardato la stella del mattino e ho pensato, oh stella del mattino. I looked down one day, standing there, Brother Woods and I. He just got the fire started and we was going to get breakfast. I turned and looked to the morning star. Ho guardato giù, un giorno stavamo lassù, il fratello Bud e Dio, lui aveva appena acceso il fuoco e stavamo per prendere la colazione e mi girai e guardai la stella del mattino. I walked out there in the cedar bushes and the winds whispering through the pines. I stood there, felt good breathing, that good fresh morning air, kind of frosty, plenty frosty. Go down to the creek, get a bucket of water, freeze before you get up. Uscii lì tra quei cespugli di cedri e i venti sussurravano tra i pini. Rimasi lì, mi sentì bene, respirando quella buona fresca aria mattutina e quasi gelida, molto gelida. Si scende al fiume, si prende un secchio d'acqua, si congela prima di salire. Stand up there, raising up my hands out there in those pines. I looked at the morning star, I thought, oh, looky here. What 45 years has done for me. Stando lassù, sollevando le mani, là fuori, tra quei pini, guardai la stella del mattino, pensai, oh, guarda qui, cosa hanno fatto 45 anni per me? I said, oh, looky here, getting wrinkled, my hands getting wrinkled, hair slipping out, teeth going, oh, what 45 years has done for me. Dissi, oh, guarda qui, mi stanno venendo le rughe, mi stanno venendo le rughe alle mani, perdo i capelli, i denti se ne vanno. Oh, cosa hanno fatto 45 anni in me? But I said, looking under that morning star, is just as pretty and bright as it was the day that God floated off his hands and said, let it shine.
Ma dissi, guarda laggiù, quella stella del mattino è proprio bella e luminosa quanto lo era nel giorno in cui Dio la soffiò dalle sue mani e disse che splenda. Amen. Then I thought of this scripture. Hey. I said, if God promised, if we'd be wise and turn many to righteousness, we would outshine the stars forever. Poi pensai a questa scrittura, dissi, ma Dio ha promesso se fossimo stati intendenti e avessimo giustificati molti, noi avremmo brillato più delle stelle per sempre. I thought, morning star, you're shining now, but wait till we get there. Amen. Outshine the stars forever. Amen. Pensai, stella del mattino, stai risplendendo ora, ma aspetta che arriviamo noi lì. Alleluia! Brillare più delle stelle per sempre. I could hear that wind coming down the hill just about the break of day, whistling through those pines, saying, there's the land beyond the river that we call the sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. Yeah. One by one we gain the portal, yeah, there to dwell with the immortal, when they ring those golden bells for you and me. E riusciva a sentire quel vento che scendeva per la collina, proprio quasi all'alba, attorcigliarsi tra quei pini dicendo, c'è una terra oltre il fiume che noi chiamiamo il dolce per sempre e raggiungiamo quella riva solo per il grado di fede. Uno ad uno raggiungiamo il portale lì per dimorare con gli immortali quando suoneranno quelle campane d'oro per te e me. What a great thing! They'll be wise, shall turn many to righteousness, and they shall outshine the stars forever and forever. Che cosa grandiosa! Coloro che sono intendenti giustificheranno molti e brilleranno più delle stelle in sempiterno. So what difference does it make anyhow? What's this little span here for? This little dust of the earth, spineless worm. Little old mortal body's got to corrupt and go back to the dust, and skin worms will eat it up. Quindi che differenza fa comunque? A cosa serve questo vecchio breve intervallo di tempo qui? Questa piccola vecchia polvere della terra, germe invertebrato vecchio corpicino mortale che si deve corrompere e ritornare alla polvere e i vermi della pelle lo divoreranno. Oh my! Let me rise with all that's in me and shine for the glory of God. Lay aside every weight that the Holy Spirit can transmit His powers and glory. Amen. Through the preaching of the gospel and the healing of the sick to vindicate Jesus Christ raised from the dead. Amen. Oh my. Forever and forever. Oh my! Che possa sorgere con tutto me stesso e splendere per la gloria di Dio, mettere da parte ogni peso così che lo Spirito Santo possa trasmettere i suoi poteri e gloria tramite la predicazione del Vangelo e la guarigione degli ammalati per rivendicare Gesù Cristo risorto dai morti. Oh my! In sempiterno! But thou, Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. For many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Or tu, Daniele, serra queste parole e suggella questo libro infino al tempo della fine, perché allora molti andranno attorno e la conoscenza crescerà. Then I, Daniel, beheld and looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and one on the other side of the bank of the river. And the one said to the man clothed in linen, Holy Spirit, which was upon the waters, peoples and multitudes, Holy Ghost upon the people. Oh. Amen. Hallelujah. Amen. The Holy Ghost.
Poi io, Daniele, vidi e riguardai, ed ecco altri due che stavano ritti in pie, l'uno di qua sopra l'una delle ripe del fiume, uno sull'altro di là sopra l'altra, e l'uno d'essi disse all'uomo vestito di panni lini, lo Spirito Santo, il quale era sopra le acque del fiume, popoli e moltitudine, lo Spirito Santo sopra le persone. Oh, alleluia! Lo Spirito Santo! Revelation 15, 16 says that the thickness of multitudes, the water means thickness of multitudes of people. Apocalisse 15, 16 dice che la densità e moltitudini, l'acqua significa densità e moltitudini di popolo. And the earth one in white linen, waving himself up and down upon the waters, with his hand up to heaven, swearing by him that lives forever and ever, when these things happen, time shall be no more. Amen. Hallelujah. Ed ecco uno in lino bianco che fa dei gesti su e giù, sulle acque, con le mani su, verso il cielo, giurando per colui che vive in eterno. Quando queste cose avverranno, il tempo non sarà più. Alleluia! Time shall be no more. Swore that when we see these nations breaking and things taking place like that, the mystery of God's already accomplished. Il tempo non sarà più, giurò che quando avremmo visto queste nazioni frantumarsi e le cose aver luogo così, il mistero di Dio è già compiuto. What is it, the mystery of God? God in you, the hope of glory shining forth, the baptism of the Holy Spirit. Che cos'è il mistero di Dio? Dio in voi. La speranza della gloria che risplende, il battesimo dello Spirito Santo. Poi disse, quando queste cose avvengono, il tempo non sarà più. They that know their God, said Daniel, in the last days many shall run to and fro, knowledge shall increase. But they that know their God, amen, shall do exploits, amen, in the last days. Amen. They shall do exploits. Amen. Coloro che conoscono il loro Dio, disse Daniele, negli ultimi tempi molti andranno attorno, la conoscenza crescerà, ma coloro che conoscono il loro Dio si porteranno valorosamente negli ultimi tempi, si porteranno valorosamente. Oh, exploits of faith is breaking around the world tonight, over and over, all over the nation's great campaigns. Oh, imprese di fede stanno dirompendo in giro per il mondo stasera, di continuo, in tutte le nazioni grandi campagne. A blind are seeing, the deaf are hearing, the lames are walking. People of all walks of life are coming in and receiving the Holy Spirit. Not only the poor and pauper, but the millionaire and everything else. I ciechi stanno vedendo, i sordi stanno sentendo, gli storpi stanno camminando, persone di ogni estrazione sociale stanno venendo, stanno ricevendo lo Spirito Santo, non solo i bisognosi e i poveri, ma i milionari e ogni altra cosa. Yes. God's taken and put his robe up on each one and given an invitation to the wedding supper. Amen. Dio sta prendendo e mettendo la sua veste su ognuno e dando loro un invito alla cena nuziale. And the great high priest Melchizedek will come someday and we'll eat the communion anew with him in the kingdom of God one of these great glorious days. Thank you, Jesus. E il grande sommo sacerdote Melchisedec verrà un giorno e noi mangeremo la comunione di nuovo con lui nel regno di Dio uno di questi grandi gloriosi giorni. Oh, I'm so happy tonight to be here. Amen. Yes, sir. Some great day, some marvelous day, time shall be no more. Oh, sono felicissimo stasera di essere nel regno. Sì, Signore, un grande giorno, un giorno meraviglioso. Il tempo non sarà più. See, we come out of eternity. We was before there was a world. Did you know that? Amen. God made man in his own image.
Vedete, noi veniamo dall'eternità. Eravamo prima che il mondo fosse. Lo sapevate? Dio fece l'uomo a sua propria immagine. Where was you? He said to Job when Job thought he had some wisdom. Said, where was you when I laid the foundation of the world? Before I laid it. When the sons of God sang together and the morning stars shouted for joy. Dove eri, disse a Giobbe, quando Giobbe pensava di avere un po' di sapienza? Disse, dove eri quando fondavo il mondo, prima che lo fondassi, quando i figli di Dio cantavano tutti insieme e le stelle del mattino giubilavano? The morning stars shouted for joy. Them shining ones shouted for joy. When they seen that someday they would tabernacle here on earth. Le stelle del mattino giubilavano, quelle risplendenti giubilavano quando videro che un giorno avrebbero dimorato qui, sulla terra. And the king Melchizedek would come in the righteousness of God and give his life to redeem us to God back again in our shining stars forever and ever. E il re Melchisedec sarebbe giunto nella giustizia di Dio e avrebbe dato la sua vita per redimerci a Dio indietro di nuovo e ora stelle splendenti in sempiterno. Hallelujah. Where was you when I laid the foundation of the world? Declare where they're hooked at. Tell me what they stand upon. Dove eri quando fondavo il mondo? Dichiara dove sono fissati adesso. Dimmi su cosa poggiano. Said, gird up yourself, I want to talk to you like a man. And Job fell on his face like a dead man. He couldn't stand it. God was there. There you are. Where was you when I laid the foundations of the world? Disse, cingiti, voglio parlarti come un uomo valente. E Giobbe cadde sulla sua faccia come un uomo morto. Non poteva sopportarlo. Dio era lì. Eccovi, dov'eri quando fondavo il mondo? This glorious gospel has been prophesied by the Old Testament prophets. It's come down through the ages. It's shared tonight. It's vindicated by God. She swept the world. Questo Vangelo glorioso è stato profetizzato dai profeti dell'Antico Testamento, ha attraversato le epoche e qui stasera è rivendicato da Dio, si è diffuso nel mondo. They've tried to put it out, but try to put out a far more windy day and a dry timber before it. Why you can't do it, the more you fight it, more winds you give it, harder it'll burn. That's the only thing. Hanno cercato di spegnerlo, ma cercare di spegnere un fuoco in un giorno di vento e del legname in una foresta? Beh, non si può farlo. Più lo si combatte, più gli date venti, e più venti gli date, più brucerà. È l'unica cosa. We used to have a little fire out in the mountains when I used to try to make a fire burn early in the morning. I'd get out there and throw some sticks on it and go to smoking. I know as sure as there's a little smoke, there's fire there somewhere. Eravamo soliti avere un piccolo fuoco tra le montagne, quando di solito cercavo di far accendere un fuoco di mattina presto. Uscivo là e gettavo dei legnetti su esso, faceva fumo. So quanto è vero che c'è un po' di fumo, c'è del fuoco lì da qualche parte. The only thing I have to do is take my hat and go to fan it, and it finally caught up. L'unica cosa che dovevo fare era prendere il cappello e iniziare a sventolarlo, e alla fine prendeva fuoco. That's what the church needs today, is another fanning of their mighty rushing wind like fell on the day of Pentecost, to fan it back in the faith again, to receive the Lord Jesus Christ at His coming in glory. Ecco di cosa ha bisogno la Chiesa oggi. È un altro sventolamento del vento impetuoso che soffia come scese il giorno di Pentecoste, che la sventoli di nuovo alla fede per ricevere il Signore Gesù Cristo alla sua venuta in gloria. Look at the signs, wonders, mysterious things are happening. Earthquakes in diverse places, tidal waves breaking the bank, just like Jesus said would do. Man's heart failing, fear. Guardate i segni, prodigi, cose misteriose che accadono. Terremoti in ogni luogo, maremoti che colpiscono la costa, proprio come Gesù disse che sarebbe accaduto. I cuori degli uomini vengono meno. Paura! Fear! Oh, who's going to throw the first cobalt bomb?
What will take place in a few hours? The whole world will be annihilated while we have been in the presence of God for if more water drops out of the plane. That's right. Paura, oh, chi getterà la prima bomba a cobalto? Cosa accadrà? In poche ore tutto il mondo sarà annichilito. Beh, saremo nella presenza di Dio non appena cade dall'aereo, proprio così. What will it be? There'll be nothing, but we'll drop this old robe of flesh, we'll drop and rise, and seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell. Amen. Cosa sarà? Non sarà niente se non che abbandoneremo questa vecchia veste di carne. Abbandoneremo e sorgeremo e l'eterna ricompensa prenderemo. E grideremo attraverso l'aria, addio, addio, dolce ora del pregar. It'll all be over, we'll go home, lay this old body down, exchange it for a crown and a robe yonder, that'll fade not away. Sarà tutto finito e andremo a casa. Deporremo questo vecchio corpo. Lo scambieremo per una corona e una veste dall'altra parte, che non svanirà. Turn back from an old man and old woman to a young person to live forever and ever, outshining immortality to walk up and down the streets of glory in the presence of the Lord Jesus Christ. Saying glory to God in the highest. He has done great things in our midst. Ritorneremo da un vecchio uomo, una vecchia donna, a una persona giovane per vivere per sempre e brillare di più e l'immortalità per camminare su e giù per le strade della gloria nella presenza del Signore Gesù Cristo. Cantavano gloria a Dio nei luoghi altissimi, ha fatto grandi cose in mezzo a noi. While we're in the journey today with God's power vindicating everything on every hand, let's look around, see where we're at. Look at the fig tree putting forth buds. Look at the other trees putting forth buds. Amen. Mentre siamo in viaggio oggi con la potenza di Dio che rivendica ogni cosa da ogni parte, guardiamoci in giro e vediamo dove ci troviamo. Guardate al fico che mette i germogli. Guardate agli altri alberi che mettono i germogli. Look at the nations putting forth buds. Look at the Holy Ghost Church putting forth buds. Look at Pentecost repeating. Coming back. Same signs and wonders. Hallelujah. Shall we pray? Guardate le nazioni che mettono i germogli, guardate la Chiesa dello Spirito Santo che mette i germogli, guardate Pentecoste che si ripete, ritorna gli stessi segni e prodigi. Alleluia! Preghiamo! Heavenly Father, we thank Thee tonight for the power of the resurrection of Jesus Christ, for His great supreme being, for His anointing of the Holy Ghost. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per la potenza della risurrezione di Gesù Cristo, per il grande essere supremo, per la sua unzione dello Spirito Santo. We thank Thee because that He's here now, a living, ever living, making intercessions upon our confession. Ti ringraziamo che è qui, ora, vivente, sempre vivente, che fa intercessioni sulla nostra confessione. We thank Thee for His healing power that snatched us as firebrands, Lord, brought us from the grave, has raised us up and renewed our strength and given us power that we might go forth and shine here in this darkness. We thank Thee for this. Ti ringraziamo per la Tua potenza di guarigione che ci ha afferrati come tizzoni, Signore, ci ha portati dalla tomba, ci ha risuscitati, ha rinnovato la nostra forza e ci ha dato la potenza così che potessimo andare avanti e splendere qui, in queste tenebre. Ti ringraziamo per questo. Father, we pray that You'll bless everyone that's unsaved. Bless all the saved. Grant it, Father. Heal all the sick. Get glory. Padre, preghiamo che Tu benedirai ognuno che non è salvato. Benedici tutti i salvati. Concedilo, Padre. Benedici tutti gli ammalati. Sii glorificato. Bless this little tabernacle. Bless the people. Bless Brother Neville, the pastor. Bless all the deacons, the trustees. Grant it, Lord. Lay Your healing hands upon them. Benedici questo piccolo tabernacolo, benedici le persone, benedici il fratello Neville, il pastore, benedici tutti i diaconi, gli amministratori, concedilo, Signore, metti le Tue mani di guarigione su di loro.
And if the devil comes in and causes little differences, heal it, Lord, right quick. With the balm of Gilead. Grant it, Lord. Pour out the anointing oil upon them. Make them humble in heart, sweet in soul. May they walk in the footsteps of the Lord Jesus. E se il diavolo arriva e provoca delle piccole divergenze, sanale, Signore, subito, con il balsamo di Galaad. Concedilo, Signore, riversa l'olio di unzione su di loro, rendili umili nel cuore, dolci nell'anima, possano camminare nelle orme del Signore Gesù. The physical things happen to them and they become sick. May the angel of God stand near to apply the blood of Jesus. Granted, heal all the sickness. Se cose fisiche accadono a loro e si ammalano, possa l'angelo di Dio stare vicino per applicare il sangue di Gesù. Concedilo, guarisci tutte le malattie. Help me, Lord, as I break out down into the fields, seeing those great need. What I need in the day. Millions have died. 144,000 heathens died today without knowing Christ. Help me, dear God. Aiutami, Signore, mentre troverò una via laggiù nei campi, vedendo quei grandi bisogni. Che bisogno del giorno! Milioni sono morti, 144,000 atei sono morti oggi, senza conoscere Cristo. Aiutami, caro Dio! Bless us all together, and someday rise us from this earth, yonder Lord, to sit with you in your throne. And the heavenly places up yonder in Christ Jesus. Grant it, Father. Until that time, may health and strength be ours, for we ask it in Jesus' name. Amen. Benedicici tutti insieme. E un giorno risuscitaci da questa terra, lassù, Signore, per sedere con te sul tuo trono, lassù nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Concedilo, Padre, fino a quel momento possano salute e forza essere nostri, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Oh, voglio vederlo. Voglio guardare il suo viso per cantare lì per sempre della sua grazia che salva, che sulle strade della gloria io alzi la voce. Le preoccupazioni tutte passate, finalmente casa per gioire per sempre. Mentre viaggio in questa terra, cantando mentre vado, indirizzando anime al Calvario, al flusso cremisi. Molte frecce trafiggono l'anima mia da dentro e fuori, ma il mio Signore mi guida avanti, con Lui devo vincere. Oh, voglio vederlo, guardare il suo viso, per cantare lì per sempre della sua grazia che salva, che sulle strade della gloria io alzi la voce. Le preoccupazioni tutte passate, finalmente casa per gioire per sempre. Now listen just a moment. How many Methodists is sure raise up your hands? Methodists? Ora ascoltate solo un momento. Quanti metodisti sono presenti? Alzate la mano. Metodisti? How many Baptists is here? Raise up your hands. How many Presbyterians here? Raise up your hands. How many Nazarenes? Raise up your hands. How many Pentecostals? Raise up your hands. How many Lutherans? Raise up your hands. Quanti Battisti sono presenti? Alzate la mano. Quanti Presbiteriani sono presenti? Alzate la mano. Quanti Nazareni, alzate la mano. Quanti Pentecostali, alzate la mano. Quanti Luterani, alzate la mano. We were all here, look, a great big group mixed up, all sitting in one place in heavenly places, rejoicing in a blessing. Beh, ci siamo tutti? Guardate, un grandissimo gruppo misto, tutti seduti in un solo luogo, in luoghi celesti, gioendo nella benedizione. Now I want the Methodists to shake hands with the Baptists or the Lutherans. Turn around and shake one of their hands and turn back this way. Now I'll be singing.
Ora voglio che i metodisti stringano la mano ai battisti, i battisti ai luterani. Giratevi ora e stringetevi la mano. E giratevi da questa parte, ora, mentre lo cantiamo. Indirizzando anima al Calvario, al flusso cremisi, molte frecce trafiggono l'anima mia da dentro e fuori. Ma il mio Signore mi guida avanti, con Lui devo vincere. Oh, voglio vederlo, guardare il suo viso, per cantare lì per sempre della sua grazia che salva, che sulle strade della gloria io alzi la voce, le preoccupazioni tutte passate, finalmente casa per gioire per sempre. Non vi fa sentire bene? Make you feel like you're all stuck. How many Christians is here? Raise your hand. Amen. Everybody believes on the Lord Jesus Christ. Raise up your hand. Amen. Oh, man. What a wonderful thing. Non vi fa sentire come se foste tutti... Quanti cristiani sono qui? Alzate la mano! Tutti quelli che credono al Signore Gesù Cristo, alzino la mano! Oh, my! Che cosa meravigliosa! Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing it. Ora mentre ci separiamo, mentre andiamo alle nostre case, andiamo in preghiera. Ora cantiamo il nostro buon vecchio cantico di congedo. Quanti lo conoscono? Te comprendi il nome di Gesù. Tutti insieme allora, cantiamolo. Te comprendi il nome di Gesù, triste figlio di dolore, ti dà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai, caro nome, oh che dolce, speme in terra e gioia in ciel, sì, caro nome, oh che dolce. Ascoltate, inchinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai piedi suoi, re dei re in cielo lo incoroneremo, o quando il nostro viaggio è finito, caro nome. Oh che dolce, speme in terra e gioia in cielo, caro nome, oh che dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ecco cosa voglio fare! Te comprendi il nome di Gesù, come scudo da ogni insidia, quando le tentazioni ti circondano, sussurra quel santo nome in preghiera, caro nome, caro nome, oh che dolce, speme in terra e gioia in ciel, caro nome, oh che dolce.